Ciao ragazzi, come state? Io sono da Drake e siete sul mio canale con un nuovo video. Se vi piace tutto ciò che ho fatto finora e volete vedere altro in futuro, iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Siamo ancora agli inizi, con questa percentuale di iscritti possiamo dire che il mio canale per ora sia solo un baby canale, quindi vediamo di evolverci. Prima o poi la smetterò di essere cringe, lo prometto. Negli ultimi anni siamo stati ormai abituati in ogni nuovo gioco ad avere una meccanica peculiare in tutte le avventure Pokémon, Mega Evoluzione in X e Y, Mosse Z in Sole e Luna e Dynamax in Spada e Scudo, ma alcuni di voi sapranno che queste non sono state le prime innovazioni aggiunte nei titoli che tutti conosciamo. Ogni nuova generazione porta sempre con sé molte novità, e oggi voglio parlare di quella meccanica che usiamo continuamente ma che ha segnato profondamente tutti i giochi Pokémon da Oro e Argento in poi. Sto parlando delle cosiddette uova Pokémon. Da Johto in poi, l'allenatore protagonista ha ricevuto la possibilità di affidare due dei suoi mostriciattoli tascabili nelle pensioni di ogni regione, per ottenere in cambio delle uova, delle quali successivamente vedranno la luce i figli dei Pokémon depositati. Oggigiorno, l'uso di queste uova è dedicato a tre scopi principali, ovvero la ricerca degli Shiny, molto più facili da ottenere tramite il metodo Masuda, l'ottenimento di Pokémon con IV alti, natura e abilità perfette per il competitivo, e infine per il completamento del Pokédex. Ebbene sì, molti dei Pokémon che si possono avere tramite questo metodo non è possibile trovarli selvatici nei normali percorsi, dunque è l'unico modo per ottenerli. Sto parlando dei famosissimi baby Pokémon, introdotti insieme alle uova nella seconda generazione, la quale vede la presenza di forme precedenti a Pokémon di Kanto, Armo Pichu, Cleffa, Magby e così via. Col passare degli anni, i giochi successivi hanno aumentato il numero di questi baby Pokémon, come con Azurill e Wineout ad Hoenn e Bonsly e Pini a Sinnoh. Sono solo esempi, ne esistono tanti altri. Purtroppo però, la quarta generazione ha visto, per ora, il tramonto di queste particolari creature, anche se Toxel, facente parte del Pokédex di Galar, viene identificato come tale. Avendo avuto per ben tre giochi successivi pre-evoluzioni di vecchi Pokémon, i fan sono rimasti molto delusi dalla non presenza di questa meccanica fino ai giorni nostri, ma continuano a sperare e a chiedere a gran voce il loro ritorno. Ed ecco che entro in scena io, dando a loro ciò che cercano. Oggi ho scelto per voi sei fortunati Pokémon che dopo anni riceveranno una pre-evoluzione tutta loro. Chiamatemi Babbo Natale. Senza dilungarci oltre, andiamo a scoprire il primo protagonista di oggi, procedendo in ordine di apparizione dei giochi. Direttamente da Kanto, il prescelto tra i famosi 151 è Lickitung, il Pokémon linguaccia. Ho sempre pensato sin da piccolo che questo mostro rosa avesse bisogno di uno stadio precedente per completare la famiglia evolutiva. Lickitung si basa sulla Tiliqua, un tipo di lucertola con una lingua estensibile in grado di secernere un liquido irritante e appiccicoso. Sembra prendere alcuni elementi dall'Iguanodonte, ovvero l'artiglio sui pollici. Ma l'ispirazione più interessante è sicuramente la Kaname, uno yokai con un singolo artiglio su ogni piede e una lingua gigante. Come possiamo dunque immaginare una sua pre-evoluzione? Sicuramente avremo di fronte un esserino con una lingua più corta, meno dettagli sulla pancia e un aspetto meno minaccioso e inquietante. Diciamo una sorta di cagnolino che lecca qualunque cosa abbia di fronte, ma molto più vivace giocherellone. Il secondo Pokémon di oggi cade sulle nostre teste dagli alberi di Johto. Stiamo parlando dell'amatissimo Heracross, il Pokémon monocorno. Probabilmente l'arma segreta di ogni giocatore sin dalla seconda generazione, la via più facile per sconfiggere la capopalestra chiara, data la tipologia coleotterolotta di questo insettone muscoloso. Qui nessuna mitologia o creatura occulta, il suo aspetto si basa per filo e per segno sullo scarabeo rinoceronte giapponese, uno dei più grandi coleotteri esistenti, i quali posseggono una grande forza, riconducibile dunque al tipo lotta di Heracross. Pensando ai baby Pokémon, l'immaginazione porterebbe a pensare ad una versione mini di questa creatura, con braccia, gambe e corno più corto, ma con la stessa fisionomia. L'inghippo sta proprio qui. Così come tanti altri della sua specie, anche lo scarabeo rinoceronte parte da una comunissima larva, che condivide più o meno l'aspetto con Caterpie, Weedle e famiglia. Quindi, come renderlo unico e riconoscibile, bisogna giocare un po' con la fantasia. Il tipo lotta può darci una mano, in tutti i sensi. Ecco infatti che il mio obiettivo sarà quello di fondere la larva del coleottero con un vero e proprio guantone da box. Ormai lo sapete che sono pazzo. Per la gioia di Poketonks, passiamo alla regione di Hoenn, dove possiamo trovare il suo Pokémon preferito, ovvero Tropius, il Pokémon frutto. Così come Heracross, anche lui ha delle ispirazioni lampanti che vengono comunicate direttamente dal suo design, alle caratteristiche di un sauropode, fuse con quelle di un banano. Probabilmente il Pokémon che più di tutti, tra quelli che vedremo oggi, ha davvero bisogno di uno stadio base per via della sua grandezza. Immaginate la scena, state camminando con il vostro uovo nello zaino e di colpo questo si trasforma in una creatura di 100 kg direttamente sulla vostra schiena. Non deve essere bello. Questa volta, in nostro aiuto, arriva la descrizione del Pokédex di Tropius, dove viene detto che i frutti presenti sul suo collo sono cresciuti poiché è lo stesso Pokémon né Ghiotto. Partendo da questo, possiamo gettare le basi per la sua forma base. Dove una piccola versione di Tropius non possiede ancora questa caratteristica e ha dei colori meno maturi.
Continuando la scalata, siamo arrivati a Sinnoh, che possiede davvero una minuscola cerchia di Pokémon alla quale donare una pre-evoluzione. La mia scelta ricade su uno di quelli meno considerati, dimenticati e ricordati forse solo per l'anime, ovvero Carnivine, il Pokémon insettivoro. L'ispirazione di Carnivine è chiara e diretta, siamo di fronte a una venera archiapamosche, la quale non ha radici fisse e può muoversi liberamente. Non c'è molto sul quale fantasticare, il sospetto è molto basilare e simile alla pianta, ma possiamo procedere per altre strade. Solitamente questa pianta carnivora si trova insieme ad altri suoi simili e durante il processo di crescita la bocca si allarga diventando quella che tutti noi vediamo. Ho pensato a un procedimento inverso a quello di Deino, questo Pokémon passa dall'avere una testa a possederne due con l'evoluzione, qui vedremo l'esatto opposto, due teste, ognuna avente una singola parte di bocca, evolvendosi si uniranno portando alla creazione di una bocca funzionante e più grande. Si vola ora ad Unima, dove abbiamo una situazione molto particolare dalla quale voglio prendere spunto. Come ben sapete, tutti i Pokémon di questa regione sono stati introdotti come reboot dei primi famosissimi 151, ad esempio, abbiamo Golem e Gigalit, Conkeldurr e Machamp, e così via. Ecco che dunque una particolare coppia di mostriciattoli appare ai nostri occhi, sto parlando di Tro e Soak. Perché proprio loro due, vi chiederete? È presto detto, entrambi sono la controparte spirituale di Hitmonchan e Hitmonlee, quali in seconda generazione hanno ottenuto una pre-evoluzione, ovvero Tyrog. Dunque, per bilanciare i conti, è giusto che anche i loro simili ne ottengano una. Entrambi sono basati su uno stile di lotta specifico, Tro sul judo, mentre Soak sul karate, ma hanno tratti fisici che li accomunano e che ci saranno molto utili. Un ipotetico baby Pokémon dovrà avere caratteristiche di entrambe le sue evoluzioni, ma con una logica. Avremo dunque un cucciolo ancora inesperto nelle arti marziali e di conseguenza il dettaglio principale sarà la presenza di una cintura bianca, primo grado delle due discipline sovracitate. Per rendere il tutto più sensato, il colore di questa piccola creatura sarà viola, ovvero la fusione del rosso e del blu dei due Pokémon. Per l'ultimo Pokémon di oggi, trasferiamoci nella calda regione di Alola, dove appaiono davanti a noi due creature esclusive per versione, ovvero Rangoon e Passimian. Questi due Pokémon presentano alcune caratteristiche in comune, tra ispirazione e dettagli estetici, che si prestano benissimo all'introduzione di una piccola creatura nella linea evolutiva in grado di evolversi nell'una o nell'altra a seconda dei casi. Il primo, come dice il nome, è ispirata ai gorilla e ai veggenti, o ai guru. Il secondo ha una specie di lemur o scimmia fusa con un giocatore di rugby. La cosa strana di entrambi è la presenza di elementi collegabili al tipo erba, ma nessuno dei due possiede effettivamente questa tipologia. La risposta dunque è la seguente. Un baby Pokémon che si evolve tenendo lo strumento caratteristico delle due controparti, la noce di cocco amata da Passimian e il ventaglio di Oranguruu. Bene, ora che abbiamo gettato le basi per questi nuovi piccoli mostriciattoli, è il momento di fargli vedere la luce, proprio come se uscissero da un uovo. Per la pre-evoluzione di Lickitung ho deciso di utilizzare il pattern sul suo corpo per realizzare quello che è una sorta di bavaglino per neonati. La bava che si cerne, senza rendersene conto, viene bloccata e assorbita da questo strano e particolare organo. Oltretutto, sempre partendo dallo stesso pattern, una seconda linea va a delineare lo stereotipo di pannolino. Come dicevo prima, il mini Heracross dovrà essere il risultato di una fusione tra una larva e un guantone da box. La parte morbida del corpo avvolge il resto con una pattina più chiara che forma la chiusura del pugno, mentre le antenne sulla testa ricordano i lacci dei guanti usati per stringerli e appenderli. Il baby Tropius invece ha le ali abbassate poiché non è ancora in grado di volare, ha in testa una buccia di banana la quale gli viene posta in capo dai genitori per proteggerlo dal sole, che viene ricavata da frutti sia troppo che poco maturi, poiché è in grado di fornire diversi elementi nutritivi ai Pokémon, così da permettergli di evolversi. Ed ecco ora una piccola venera acchiappamosche a due teste, ciascuna con un singolo occhio e con un singolo lato della bocca. Le teste devono collaborare tra di loro per la sopravvivenza, e solo quando sono in grado di essere in perfetta sintonia riescono ad evolversi. Il singolo dente centrale di ogni bocca è ispirato ai denti da latte rappresentati nelle tipiche illustrazioni dei neonati, mentre le macchie verdi scuro diventano le guance. Il piccolo lottatore non è ancora in grado di combattere come vorrebbe, poiché avendo due diverse strade da seguire è indeciso. Indecisione che esprime il suo design, dove con una mano riprende lo stile di Tro, mentre con l'altra lo stile di Soak. I dettagli sulla vita e sulla fronte ricordano una cintura bianca e la tipica bandana da combattimento. Infine, ecco a voi una piccola e gioiosa scimmietta che si diverte a giocare con ciò che trova negli habitat in cui vive, ma alla fine solo uno dei suoi giocattoli lo accompagnerà per tutta la vita.
Bene ragazzi, eccoci di nuovo qui alla fine del video. Cosa ne pensate? Vi sono piaciuti questi baby Pokémon? Cerchereste le loro uova solo per averli in squadra? Fatemelo sapere nei commenti e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e ditemi quale Pokémon secondo voi meriterebbe una baby evoluzione tutta sua. Oh, un uovo! Cosa mai ne uscirà fuori? Questo non farà proprio bene alla mia salute mentale. Alla prossima! Direi che è arrivato il momento di andare al sodo, per rimanere a tema uova, e vedere lo scorso video dove ho ridisegnato altri Pokémon meno amati dal pubblico della prima generazione. Li avete scelti voi, eh?